del loro DNA. Praticamente il cardinale Ruffo riesce a risalire con la sua armata tutto lo stivale, incontra delle difficoltà ad Adria, incontra delle difficoltà che però riesce a superare, perché parecchi dei reparti che vengono inviati da Adria addirittura si sciolgono e confluiscono nell'armata del cardinale Ruffo. Fatto sta che il 13 giugno, giorno di Sant'Antonio, il cardinale Ruffo, io sto semplificando molto altrimenti non arriveremo più alla conclusione, arriva a Napoli. E qui c'è un fatto particolare, caro Gennaro, che i napoletani sembrano mettere un po' da parte San Gennaro, mi spiace, è un po' santo, e scelgono Sant'Antonio. Ma perché? Perché c'è questa storietta che poi io non so alla fine se sia veramente vera, nel senso che mentre San Gennaro aveva accolto i francesi facendo sciogliere il sangue, Sant'Antonio è il giorno in cui i San Felice, il cardinale Ruffo, entrano nella città. C'è una durissima battaglia al Ponte della Maddalena, dove muore il generale Mirz, che era uno dei generali napoletani passati al delitto, in parole povere.